La Sala del Biscione si trova al piano nobile di Palazzo Casali, la sede effettiva del Museo dell'Accademia Etrusca prima dell'apertura delle nuove sale del 2005 destinate alla sezione etrusca e romana della città di Cortona. La Sala del Biscione fino al XVIII secolo è stata il teatro dei nobili della città di Cortona, ne conserva lo splendore, la grandezza e le dimensioni. Oggi raccoglie sia le collezioni archeologiche dell'Accademia Etrusca, cioè tutti i materiali antichi che sono arrivati al museo attraverso donazioni, collezioni e acquisti dal 1727 in poi, sia la quadreria, quindi una ricca messe di quadri di scuola italiana che vanno più o meno dal XIII-XIV secolo fino al XVIII secolo. Ovviamente la fa da padrone Luca Signorelli, con un tondo molto particolare che rappresenta la Madonna in trono con i santi protettori di Cortona, ma che non era destinato ad una chiesa, bensì alla sala del Consiglio Comunale, per la quale quindi si chiedeva l'aiuto e l'intercessione della Madonna, probabilmente per proteggere i cortonesi, ma anche per proteggere le decisioni politiche che dovevano essere prese nei confronti della cittadinanza. La cosa interessante di Luca Signorelli, che come sappiamo è sempre rimasto legatissimo alla sua città, sia da priore sia anche facendo parte di tutta una serie di corporazioni cittadine, per quello che riguarda il quadro è che ci rappresenta i quattro santi che nel 1512, quando viene realizzato il tondo, ancora erano i protettori di Cortona. Due sono quelli più antichi, San Vincenzo e San Michele Arcangelo, che poi passano in qualche modo la palla e passano il patronato a Santa Margherita da Cortona e a San Marco. San Marco in particolare sta offrendo alla Madonna la città di Cortona in una delle rappresentazioni uniche più antiche della città, prima del rifacimento delle mura e della fortezza a cura di Cosimo I dei Medici. Oltre al Signorelli, nella quadreria ci sono opere di scuola toscana ma anche di scuola italiana, particolare è la sezione dedicata a Piazzetta, a Giovanni Battista Piazzetta, pittore veneziano, e alla sua bottega che arriva a Cortona per tramite della famiglia Tommasi. Io vidi già nel cominciare del giorno la parte oriental tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno e la faccia del sol nascere ombrata, sicché per temperanza di vapori l'occhio la sostenea a lunga fiata. Così, dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e di fuori, sovra candido vel cinta d'oliva, donna m'apparve, sotto verde manto vestita di color di fiamma viva. E lo spirito mio, che già cotanto tempo era stato che alla sua presenza non era di stupor, tremando, affranto, senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù, che già mi aveva trafitto prima che io fuor di perizia fosse, volsimi alla sinistra col respitto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura, o quand'elli è afflitto per dicere a Virgilio, men che dramma di sangue m'è rimaso che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio n'avea lasciati scemi di sé, Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute diemi, né quantunque perdeo l'antica madre, valse alle guance nette di rugiada che lacrimando non tornasser atre. Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che piangere ti convien per altra spada. Quasi ammiraglio che in poppa e in prora vieni a veder la gente che ministra per gli alti legni e a ben farla ancora, in sulla sponda del carro sinistra, quando mi volsi al son del nome mio, che di necessità qui si registra, vidi la donna che pria m'apparìo, velata sotto l'angelica festa, drizzar gli occhi ver me di qua dal rio. Tanto che il vel che le scendea di testa, cerchiato delle fronte di Minerva, non lasciasse parer manifesta, regalmente nell'atto ancor proterva continuò come colui che dice e più caldo parlar dietro riserva.
guardaci ben, ben son Beatrice, come degnasti di accedere al monte? Non sapei tu che qui è l'uom felice? Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in esso, i trassi all'erba, tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba come ella parve a me, perché d'amaro sente il sapor della pietate acerba. Ella si tacque e gli angeli cantaro di subito: «In te speravi, Domine, ma oltre Pedesmeos non passaro». Ella, pur ferma in sulla detta coscia del carro stando, alle sustanze pie volse le sue parole così poscia. Questi fu tal nella sua vita nova virtualmente che ogni abito destro fatto avrebbe in lui mirabil prova. Ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terreno col malseme e non colto, quant'elli ha più di buon vigor terrestro. Alcun tempo il sostenni col mio volto, mostrando gli occhi giovanetti a lui, meco il menava in dritta parte volto. Sittosto come in sulla soglia fui, di mia seconda etate mutai vita, questi si tolse a me e diessi altrui. Quando di carne a spirito era salita e bellezza e virtù cresciuta m'era, fu io a lui men cara e men gradita, e volse i passi suoi per via non vera, immagini di buon seguendo false, che nulla promession rendono vera. Nell'imperatore, nell'impetrare ispirazione mi valse, con le quali e in sogno e altrimenti lo rievocai, sì poco a lui ne calse. Tanto giù cadde che tutti argomenti alla salute sua eran già corti, fuor che mostrarli le perdute genti. Per questo visitai l'uscio di morti e a colui che l'acqua su condotta li prieghi miei piangendo furon porti. Alto fato di Dio sarebbe rotto se le tesi passasse e tal vivanda fosse gustata senza alcuno scotto di pentimento che lacrime spanda. Da La vita nuova di Dante Alighieri, negli occhi porta la mia donna amore. Poscia che trattai d'amore nella soprascritta rima, vennemi volontade di volere dire anche, in loda di questa gentilissima, parole per le quali io mostrasse come per lei si sveglia questo amore e come non solamente si sveglia là ove dorme, ma là ove non è in potenza, ella, mirabilmente operando, lo fa venire. E allora dissi questo sonetto, lo quale comincia: «Negli occhi porta amore». Negli occhi porta la mia donna amore, perché si fa gentil ciò che ella mira. Ov'ella passa, ogni om ver lei si gira, e cui saluta fa tremare lo core. Sicché, bassando il viso, tutto smore, ed ogni suo difetto allor sospira. Fugge dinanzi a lei superbia ed ira. Aiutatemi, donne, farle onore. Ogni dolcezza, ogni pensiero umile nasce nel core a chi parlar la sente, ond'è laudato chi prima la vide. Quel che la par quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente, si è novo miracolo e gentile. Dalla vita nuova di Dante Alighieri. Donne che avete intelletto d'amore. Donne che avete intelletto d'amore, io vo con voi della mia donna dire, non perché io creda sua laude finire, ma a ragionar per isfogar la mente. Io dico che pensando il suo valore, amor sì dolce mi si fa sentire, che s'io allora non perdessi ardire, farei parlando
innamorare la gente. E io non vo parlarsi altamente ch'io divenisse per temenza vile, ma tratterò del suo stato gentile a rispetto di lei leggeramente donne e donzelle amorose con voi, che non è cosa da parlarne altrui. Angelo clama in divino intelletto e dice: «Sire, nel mondo si vede maraviglia nell'atto che procede d'un'anima che in ficco assù risplende. Lo cielo, che non ave altro difetto che d'aver lei, al suo Signor la chiede, e ciascun santo ne grida mercede. Sola pietà nostra parte difende, che parla Dio, che di Madonna intende. Diletti miei, or sofferite in pace, che vostra spene sia quanto me piace là, ove alcun che perder lei s'attende. E che dirà nello inferno? O malnati, io vidi la speranza dei beati». Dalla vita nuova di Dante Alighieri. Era venuta nella mente mia. In quello giorno nel quale si compia l'anno che questa donna era fatta degli cittadini di vita eterna, io mi sedea in parte nella quale, ricordandomi di lei, disegnava un angelo sopra certe tavolette. E mentre io lo disegnava, volsi gli occhi e vidi lungo me uomini agli quali si convenia di fare onore. E riguardavano quello che io facea. E secondo che me fu detto poi, egli erano stati già alquanto anziché io me ne accorgesse. Quando li vidi mi levai e salutando loro dissi: «Altri era testè meco, però pensava». Onde, partiti costoro, ritornaimi alla mia opera, cioè del disegnare figure d'angeli. E facendo ciò, mi venne uno pensiero di dire parole, quasi per annovale, e scrivere a costoro li quali erano venuti a me. E dissi allora questo sonetto, lo quale comincia: «Era venuta», lo quale ha due cominciamenti, e però lo dividerò secondo l'uno e secondo l'altro. Dico che secondo lo primo questo sonetto ha tre parti. Nella prima dico che questa donna era già nella mia memoria. Nella seconda dico quello che amore però mi facea. Nella terza dico degli effetti dell'amore. Primo cominciamento. Era venuta nella mente mia la gentil donna che per suo valore fu posta dall'Altissimo Signore nel ciel dell'umiltate, ov'è Maria. Secondo cominciamento. Era venuta nella mente mia quella donna gentil cui piange amore, entro in quel punto che lo suo valore vi trasse a riguardar quel che o faccia. Amor, che nella mente la sentia, s'era svegliato nel destrutto cuore e dicea a sospiri: «Andate fore», perché ciascun dolente si partia. Piangendo uscivan fuor dello mio petto con una voce che sovente mena le lacrime dogliose agli occhi tristi. Ma quei che n'uscian fuor con maggior pena venian dicendo: «O ignobile intelletto, oggi fanno l'anno che nel ciel salisti». Madonna è disiata in sommo cielo. Or voi di sua virtù farvi sapere. Dico: qual vuol gentil donna parere vada con lei, che quando va per via gitta nei cor villani e amore un gelo. Per me ogni lor pensiero agghiaccia e pere, e qual soffrisse di starla a vedere, diverria nobil cosa o si morria. E quando trova alcun che degno sia di veder lei, quei prova sua vertute che li avvien ciò che li dona in salute, e si l'umilia
ch'ogni offesa oblia. Ancor là Dio per maggior grazia dato, che non può mal finir chi l'ha parlato. Dice di lei amor, cosa mortale come esser può si adorna e si pura, poi la riguarda e fra se stesso giura che Dio ne intenda di far cosa nova. Color di pelle ha quasi, in forma quale convenne a donna avere, non far natura. Ella è quanto de ben può far natura. Per esempio, di lei bieltà si prova, degli occhi suoi, com'ella si muova. Escono spirti d'amore infiammati, che feron gli occhi a qualche allor laguati, e passan sì che il cor ciascun retrova. Voi la vedete, amor, pinto nel viso, la ve non poté alcun mirarla fiso. Canzone, io so che tu girai parlando a donne assai, quand'io t'avrò avanzata. Tu troverai amor con esso lei, raccomandami a lui come tu dei.